Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Questo sarà un video in collaborazione con la mia... Scusate, ma devo fare la vampa, mi devo tirare fuori la spalla. Vabbè, lasciamo sta. No, è che la maglia prevede questo, altrimenti mi si sbilenca tutta nella lunghezza. Vabbè, non importa. Ma io sono un po' selvaggia, sono un po' selvatica, non ci guardo a queste cose. Allora... Finalmente, finalmente riesco a girare questo video, il video sui mascara in collaborazione con la mia Fede Loi, mia adoratissima Fede. Finalmente, scusami se ti ho fatto tirare il collo, ma tu sai i miei tempi, le mie tempistiche, le cose che ho sempre da fare, le ore che non mi bastano mai. Quindi, siccome, come ho già detto in uno, girerò qualche video con questa mise e con questa verve, finalmente riesco a trovare un pochino di tempo per girare e quindi cerco di portarmi avanti e appunto sto lavorando per voi, ma soprattutto per me. Allora, video sui mascara, cioè i mascara che stiamo utilizzando, quale ci piace, una sorta di, chiamiamola, recensione, sì, insomma, molto personale, sui mascara che io e la Fede stiamo utilizzando, io e la Fede sa molto di nordico, che io e Fede stiamo utilizzando, quella pallina rossa che quando non la vedo mi viene da piangere, che stiamo utilizzando in questo periodo. Allora, siccome voi sapete io sono una malata di mascara, non li ho neanche presi tutti perché ne ho alcuni che non ho ancora cominciato a testare e quindi mi sembrava veramente inutile farveli vedere, dovendo essere la recensione. Dice, ma dai. Allora, cari ragazzi, io ne ho ben 2, 4, 6, 8, 10, 9, considerando che uno è un top coat e non è un mascara, insomma, semplice, diciamo. Partirei immediatamente. Allora, li dividerei, diciamo, tra promossi e bocciati e vi dico già da adesso che ne ho più bocciati che di promossi. Purtroppo è così. Allora, vi dico quelli che sto utilizzando. Voi sapete io sono una mascara addicted, care ragazze, e testo, ne compro in quantità industriale. Quelli che vi mostrerò in questo momento sono tutti i mascara che ho aperti, quindi io mi ripropongo sempre di non comprarne più fino a quando non ho utilizzato tutti quelli che ho aperti, ma puntualmente, ma quanto strillo oggi, ma che c'ho da strillare, puntualmente mi lascio tentare, guardate, è una cosa fortissima, ombretti e mascara, ecco, per me quelle, palette ovviamente, per me quelle sono le mie due droghe, come dico sempre. Allora, cominciamo da quelli promossi o che comunque con i quali mi sono trovata benissimo. Allora, I Love Extreme, che vi devo dire? Allora, vi dico, quante volte ho detto allora? 6.000. Dunque, io ho le ciglia che sono molto cambiate nel corso del tempo, nel corso degli anni. Le ho sempre avute abbastanza sottili, ma folte e lunghe. Non curvate naturalmente, quindi ho sempre avuto l'esigenza di mettere comunque, di far indossare alle mie ciglia dei mascara incurvanti, ma senza, a me non interessava il volume, mi interessava che curvassero bene. Questa cosa l'ho ritrovata in questo mascara qui, lo conoscerete tutte nel bene e nel male, ma perché sto iniziando a sudare, care ragazze, che fa un freddo becco, scusate, ma io aprirei anche le finestre, ma sì, che ce frega, video a gennaio con la finestra aperta, vabbè, scusate, vabbè, sarà l'emozione, che vi devo dire, comunque aspettate, scusate, Fede, perdonami tesoro, io sono un disastro vivente, va bene, quindi lei Love Extreme, io amo follemente questo mascara, mi piace tantissimo, diciamo l'unica pecca, questo ormai è addirittura d'arrivo, quindi si è seccato a sufficienza, l'unica pecca di questo mascara è lo scovolino super stra mega cicciottone, eccolo qui,
che è veramente a volte difficile, soprattutto per chi ha le ciglia molto lunghe, è difficile da stencia, da applicare, perché puntualmente mi capita di sporcarmi, devo stare veramente tanto tanto attenta quando lo applico sulle ciglia, perché tende comunque a sporcarmi essendo molto grande. Infatti questo non riesco proprio ad utilizzarlo sulle ciglia inferiori, lo evito perché avendo anche le ciglia inferiori lunghissime, adesso non vi avvicino troppo perché care ragazze vi spaventerei, ragazzi, e quindi diciamo solamente per le ciglia superiori, però io non so se sia la formulazione proprio in crema del prodotto, se sia lo scovolino che pur essendo cicciona acchiappa bene queste ciglia. Questo fa veramente un effetto wow ed è uno dei mascara che compro e ricompro a ripetizione quando capito negli stand Essence. Un altro mascara Essence, vi premetto che saranno tutti mascara low cost, tranne due che però ho preso in mini size, per cui li ho pagati molto di meno, perché io non amo spendere 20, 30, 40 euro per un mascara che dopo 3, 4, 5 mesi va preso e buttato, assolutamente no. E quindi vedo che ci sono dei prodotti low cost che soddisfano appieno le mie esigenze e quindi a quelli mi rivolgo. Essence è un brand di questi. Io difficilmente trovo ciofeche di Essence, anche se qui ve ne mostrerò ben due, però i mascara di Essence mi piacciono moltissimo. Uno al quale che avevo acquistato solamente per il packaging e che devo avervi già mostrato in qualche altro video, ma tanto non mi ricorderò mai quale, è il Plump No Clump. Questo è un mascara volumizzante perché, come vi stavo poc'anzi dicendo, nel corso degli anni le mie ciglia si sono assottigliate e sfoltite, diciamo, hanno perso volume. Un po' insomma, come per il problema dei capelli, insomma, i peli mi cominciano a cadere. Purtroppo non nelle zone che io, nelle quali io preferirei, insomma, che gradirei che non ci fossero, là dobbiamo ancora andare di depilazione, però per quanto riguarda ciglia e capelli, insomma, si sono un pochino indeboliti. E allora, negli ultimi tempi, mi serve anche un mascara che volumizzi un tantino. Questo mascara qui, del quale adesso dice basta che ce lo fai vedere, del quale adesso vi farò vedere lo scovolino, che è uno scovolino in silicone, super mega cicciottone anche questo, ma ha delle puntine molto 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 ravvicinate, non so se riuscite a vederlo, ma penso di sì, ve lo sto praticamente infilando dentro allo schermo. È un mascara che mi sta dando delle soddisfazioni immense, anche se, io amo, diciamo, generalmente passo il mascara due volte, faccio sempre due passaggi, passo il mascara due volte, faccio sempre due passaggi di mascara. Alla prima passata sembra quasi che voi non stiate mettendo nulla, e invece non è così. Quando poi andate a dare la seconda passata, ha un potere volumizzante, perlomeno sulle mie ciglia, incredibile, dovete credermi, incredibile, scusate. E poi io vado ad applicare il mio top coat, che poi vi farò vedere alla fine, per cui è un mascara che non... L'ho preso solo perché mi piaceva questo color salmone, vi dico la verità, mi sono fatta attirare dal packaging, e invece è un mascara che mi sta regalando grande soddisfazione. L'unica pecca di questo prodotto è che, avendo un foro insomma, qui nel quale si mette poi lo scovolino, gigantesco, quando tirate su tende a far venire fuori un sacco di prodotto. Infatti devo fare, vedete che è un pochino sporco, devo fare un po' questo lavoro, diciamo, andarmi a ripulire un tantino soprattutto la base, ma è una cosa che si può tranquillamente superare, perché l'effetto non è proprio per niente male. Un altro mascara con il quale mi sono trovata benissimo e che puntualmente in internet, la mia voce va e viene, ho confuso con il suo fratellino, non so se gemello, forse gemello, è questo mascara qui di Sephora, care ragazze, perché a francese non è Sephora né Sephora, ma è Sephora, l'Outrageuse Volume, Dramatic Volume Mascara, questo qui, che io ho sempre confuso con l'altro, che non mi dite come si chiama, perché già che li riconosco adesso, già sto un passo avanti, e che ho però acquistato
Non mi ricordo, Cristel, tu te lo dovresti ricordare pure tu, Silvietta, perché stavamo insieme. In quale Sephora l'abbiamo acquistato? Il Sephora di Monza, ovviamente. Cara Robby, vabbè. Mi piaceva moltissimo, io pensavo fosse l'altro, c'era questa mini size a, mi sembra che l'ho pagato 9 euro, 8 euro, 9 euro, mi sembra che insomma non è poco, però ci tenevo troppo a provarlo. E credetemi, questo mascara mi ha lasciata senza parole. Lo scovolino è uno scovolino in siliconico, eccolo qui, che ha praticamente queste setoline. Sono tutte uguali, vedete? Diciamo lungo tutta la lunghezza dello scovolino, sono fitte, 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 fitte. E poi sulla punta, se riuscite a vederlo, ma penso proprio di sì, c'è questa specie di pallina pelosa che potrebbe sembrare una pallina di cactus, che è utilissima quando voi andate, se volete dare un po' più di definizione e di allungamento, o di volume, che in realtà questo è un mascara volumizzante, se volete dare una botta di volume estremo alle ciglia laterali oppure alle ciglia inferiori senza andare a sporcarvi. Guardate, non so quanto possa costare a prezzo pieno, sicuramente non poco, secondo me meno di 20 euro non costa, forse anche qualcosina di più, ma questo mascara mi è piaciuto in una maniera che voi non potete avere idea. Sulle mie ciglia ha veramente fatto miracoli, veramente fatto miracoli, anche senza top coat. Io poi ormai per abitudine lo metto perché a me piace proprio l'effetto super wow delle ciglia, ma vi dico che potrei anche pensare di acquistarle in full size qualora insomma riuscissi a farmi venire questa voglia di spendere soldi per un mascara. Anche se questa è una mini size da boh, non so da quant'è. Qui non lo dice, comunque fate voi, insomma, vedete quanto è piccolina. Vi dico che io l'ho preso a giugno, l'ho utilizzato sistematicamente e continuativamente per tutta l'estate, adesso comincia un tantinello a, diciamo che è praticamente arrivato, ma non mi decido ancora a buttarlo. Poi, questi sono i tre mascara che per il momento, tra quelli che ho aperto e che sto utilizzando, mi sono piaciuti tanto. Due mascara che invece non mi sono piaciuti per niente, nonostante all'inizio mi avessero, non voglio dire entusiasmata, ma mi avessero convinta abbastanza, sono i due Lash Princess, sempre di Essence, il Volume Mascara e il False Lash Effect Mascara, vale a dire quello rosa e quello verde. Sono entrambi due mascara che, passato il primo entusiasmo iniziale, soprattutto di questo, non mi hanno dato poi soddisfazione per niente, per niente. Questo tra l'altro ha una forma, vabbè, facciamo uno per volta, se no, questo qui, il rosa sarebbe, ha una forma terrificante che non ho ben capito, a parte guardate che schifo il prodotto, è un prodotto, scusate. Silvie, sì Silvie, Federì, parlavamo proprio di questa cosa, ti ricordi l'altro giorno al telefono? Vabbè, fa niente. Ho preso un caffè, cari ragazzi, al pistacchio e quindi adesso ho un po' di rimuginamento di stomaco, vabbè, non importa. E vi dicevo, allora, innanzitutto il prodotto è colloso fin dalle prime applicazioni. Ora, questo è un prodotto che sta in dirittura d'arrivo, quindi ne ho diversi in dirittura d'arrivo. Questo scovolino dell'accidente, che dovete comunque andare a pulire, ha questa forma gobba, non sapevo come chiamarla. Praticamente, da una parte, vedete, diciamo, rientrano le setoline, è in setole, ovviamente non è siliconico, e da quest'altra parte c'è questa gobba. Io diciamo che l'ho sempre passato dalla parte concava. Sì, dovrebbe essere concava in questo modo qua. Ma è un mascara che mi ha sempre incollato le ciglia, ma incollate di brutto, e me le raggruppava a mazzettini. Quindi un effetto orripilante e non mi dava assolutamente volume, non più di quello che io già avessi di mio, che non è assolutamente tanto. E vi dico, non mi ha soddisfatto per niente. Colloso, appiccicoso il prodotto. Ogni tanto lo utilizzo, diciamo, faccio sto sforzo, tanto poi metto il top coat, però mi incolla tutte quante le ciglia, per cui per me è un mascara che
pur costando poco, non credo proprio che riacquisterò mai più. E stessa cosa vale per questo. Il Lush, ho detto, vabbè, quello sarà una ciofeca, proviamo il fratellino. Peggio che andare di notte. Questo vi dovrebbe dare un effetto ciglia finte, ha uno scovolino conico, se riuscite a vedere, vedete la forma è più grande alla base, più largo alla base, e poi tende a restringersi, sempre uno scovolino in setole, e se riuscite, da come potete riuscire a vedere sicuramente, anche questo è praticamente, questo l'ho aperto molto più tardi rispetto, molto dopo rispetto all'altro, al fratellino, anche questo è un prodotto pastosissimo, esce un quintale e mezzo di mascara ogni volta e mi fa le ciglia completamente appiccicate e soprattutto pesanti, dritte, quindi cioè il prodotto, le ciglia tendono a venire giù, effetto tegola cadente, che per quanto io non abbia le ciglia curve, ma dritte stanno, cioè se vanno giù vuol dire che c'è qualcosa che non va. Per cui anche questo è un mascara che mi ha delusa tantissimo. Un mascara che ho acquistato molto molto tempo fa e che anche, guardate, una confezione tutta tutta zozza, anche qui sono rimasta catturata dal packaging in questo colore fantasmagorico che voi vedrete sicuramente azzurro, ma è un viola pazzesco. È questo mascara di Mua. Questo è il Lash Boom Volume and Length. Lunghezza e volume dovrebbe essere, se no, se non dico una sciocchezza, poi mi correggerete voi. E niente, della Mua, appunto, dicevo. E in mezzo a un ordine che feci su Make Up. Che Makeup Revolution su Machiaia, quello là. Ho detto, vabbè, buttiamoci dentro, visto che mi sono trovata benissimo con le palettine, buttiamoci in mezzo pure un mascara. Perché no? Proviamolo della Mua. Insomma, ragazze mie, no, non mi è piaciuto. Il New all'epoca era un mascara New. Ho detto, dai, una novità. Magari ho trovato un mascara della vita. Chi non risica non rosica, ho pensato. E allora vi faccio vedere lo scovolino che è molto particolare. Allora, innanzitutto è super flessibile, cioè è una cosa incredibile. Guardate, adesso schizzerà tutto il mascara. Vedete? Si piega, è super, super flessibile. Ed è uno scovolino particolarissimo perché è uno scovolino innanzitutto in silicone ed è fatto stretto stretto alla base e poi c'ha questo spennacchietto, diciamo, questa pallina pennacchiosa, come vogliamo dire, che in teoria dovrebbe, passato così, dovrebbe volumizzare e allungare all'estremo la parte esterna delle ciglia. Non ci siamo decisamente, anche in questo caso, fa pochissimo volume, mi fa quattro ciglia in croce, ecco, non è proprio un mascara che ha soddisfatto le mie aspettative, non le volumizza, quindi mi rimane il volume che avevo, se l'ho passato una volta, ci sono praticamente queste tegole dritte, quattro tegole in croce dritte. Non è modulabile perché quando sono andata poi dico vabbè, con una passata non si vede, come mi succede spesso anche con altri mascara, tentiamo la strada della seconda passata. Peggio che andare di notte, praticamente le appiccica tutte tra di loro e guardate, no. All'inizio dico forse vabbè perché è un pochino liquidino nella forma, nella formulazione, ho detto vabbè lo lascio un pochino così e tra un pochino lo utilizzo come faccio spesso per molti mascara, li lascio in stand by, tendono un pochino ad asciugarsi e poi diventano perfetti. No, questo decisamente no. Si è asciugato un pochino la texture, diciamo. Però fa delle ciglia incollate, appiccicose e poche, comunque poche, poche, poche. Quindi mi dispiace, ma sto tentativo è andato fallito. Un altro mascara che mi ha lasciata veramente, veramente a bocca asciutta, cioè mi ha lasciata proprio delusissima, è un mascara di Rimmel, lo Scandalize Rocking Curves. Care ragazze, guardate il packaging. L'unica cosa che salvo di questo mascara è il packaging. Guardate che packaging stratosferico. Madonna ragazze, quanto è bello. Guardate. È a pelle di serpente, rosso e nero, very aggressive. Mi piace tantissimo, mi sa proprio di donna del 2020. Non lo so, mi è piaciuto. Dico, dai, Scandalize, proviamo. Io con i mascara di Rimmel poco ci mastico.
poco ci mastico e purtroppo anche questa è stata l'ennesima conferma del fatto che io e i mascara Rimmel non andiamo d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Allora, Scandalize de che? Credo di averlo già fatto vedere in un video dei bocciati, promossi e bocciati, di un bel po' di tempo fa. Il colore ovviamente è nero, io indosso solo mascara neri, perché i mascara colorati, a parte che non si vedono sulle mie ciglia perché sono scure, e poi raga, non mi danno soddisfazione, io voglio il bel nero, quello proprio pesto che si vede, e Scandalize, ma Scandalize di che? Non solo, ma Rocking Curves, le curve rock, quindi questo dovrebbe incurvare a sorella in carrozza di Rimmel, questo non incurva proprio niente. Allora, lo scovolino credo che sia stato progettato da un ubriaco, adesso verrò querelato dalla Rimmel, da un ubriaco in astinenza da alcol, no, da un ubriaco, da un, come si dice, da un, non lo so, insomma. Credo sia stato prodotto in un momento di pazzia, follia mentale. Allora, guardate sto caspita di scovolino, cioè, rendetevi conto. Ora, questa parte qui è ovviamente inutilizzabile, la parte superiore ciccio, a parte che è uno scovolino, cioè vi faccio solo vedere, ecco, cioè rendetevi conto, questo è il mio dito e questo è lo scovolino, rendiamoci conto, vabbè. Quindi già per utilizzarlo non vi dico gli smadonnamenti, scusate, passatemela, perché io mi trucco alle 6 della mattina che vado per uno, ogni volta, pum, te va dentro l'occhio o ti sporchi all'interno, perché è esageratamente lungo il cicciotto, quindi non è possibile. E poi ha questa forma stranissima, quindi io potevo utilizzarlo solo da questa parte qui, ecco, mi sporco pure, facendo questo lavoro. Care ragazze, non incurva, non volumizza, nasce come mascara incurvante. Effetto praticamente nullo, anche qui sì, le sporca un pochino, ma rimangono comunque dritte, ma assolutamente scandalize, scandaloso il prezzo di questo mascara, perché mi sembra, adesso non vi vorrei dire una baggianata, mi sembra 12 euro, 9 euro, 10 euro, 11 euro, 12 euro, una cosa del genere. Io l'ho presi in sconto da acqua e sapone, ma mi potevo pure risparmiare, mi sembra lo pagai tipo 7,90, 8,90, adesso non mi ricordo perché è passato un secolo fa, comunque sotto i 10 euro. Lo sto conservando solo perché mi piace moltissimo il packaging, questo è veramente l'unica cosa che gli riconosco a sto mascara, super ciofecona. Come un'altra super ciofecona di mascara che vi ho già mostrato in diversi video, anche forse nei prodotti bocciati, gli ultimi forse, è una mascara della New York Color, la NYC, ed è lo Showtime, Showtime appunto, solo Showtime, Volumizing Mascara, mascara. Eccolo qua, volumizzante, sì, domani, dopo che ho pranzato, no, assolutamente no, non ci siamo. Scovolino in silicone. Semplicissimo, nella forma non c'è niente di che, non fosse altro che sto mascara non mascara, il mascara non mascara, cioè non colora niente di che. Lo sto utilizzando come spesso faccio per i mascara ciofeghe per le ciglia inferiori. Ecco, allora sulle ciglia inferiori lo utilizzo quotidianamente, infatti anche qui comincia a suonare vuoto, sto quasi addirittura d'arrivo, però certo, utilizzare un mascara solo per le ciglia inferiori, insomma. L'unica cosa buona, insomma, è che essendo una mascara di New York Color, il prezzo era un prezzo irrisorio, per cui anche questo lascia il tempo che trova, è un mascara, il mascara non mascara. Allora, se voi volete l'effetto naturale sulle ciglia, allora questi che vi ho menzionato vanno bene tutti, tranne questi due che comunque appalloccano le ciglia, fanno diventare pallottoline. Se invece, come me, desiderate un effetto wow, super drammatico, che io voglio sempre, non solo quando vado a cena fuori, quando esco, io voglio l'effetto drammatico dalle 7 della mattina fino alle 11 della sera quando mi strucco il viso. E allora questi mascara non vanno bene, non vanno assolutamente bene. L'ultimo, anzi il penultimo, ultimo mascara, penultimo nella serie di quelli che vi sto facendo vedere e poi capirete perché, è il tanto decantato Bare Real di Benefit. Benefit, vero? Sì, di Benefit, eccolo qua. Sempre preso in combo, cioè in combo, insomma, l'avevo preso insieme a questo, nello stesso viaggetto a Milano che avevo fatto a Monza. E questo qui ne ho sentito parlare talmente tanto che una, come si dice, una addicted di mascara come me non poteva non provare. Ero troppo curiosa, ragazze. 10 euro, 10 euro per questa cosa, ecco, non voglio dire parolacce perché non.
sono quasi una signora e niente, cioè una grandissima delusione, un super flop pazzesco. Allora, innanzitutto lo scovolino è uno scovolino, sempre per chi non lo sapesse, ma lo sapranno pure i sassi in croce, è uno scovolino in silicone, ok? Uno scovolino che per la prima volta nella mia vita, da quando metto mascara, indosso mascara e vi parlo che avevo la bellezza di 13 anni quando ho iniziato a mettere il mascara, questo, ho trovato uno scovolino che mi punge la pelle e mi fa male. Voi non avete idea della durezza di queste punte, cioè una cosa allucinante, durissimo, e ha pure questo sta pallina malefica. È un mascara che mi ha delusa tantissimo, un mascara che non ha un effetto volumizzante manco per niente, non ha un effetto incurvante assolutamente, ha un effetto che vi sentite strappare tutte le ciglia quando lo passate e poi anche questo se non è assolutamente, però io parlo sempre delle mie ciglia ovviamente, non è un mascara come dire modulabile, perché quando vado a dare la seconda passata, anche qui si fa un effetto stranissimo, non mi piace assolutamente, non incurva una cippalippa. E per togliere questo prodotto dagli occhi, dalle ciglia, care ragazze, dovete usare l'acido muriatico. Non va via nemmeno con il bifasico, li ho provati tutti i prodotti. Voi la mattina dopo vi svegliate ancora con gli occhi cerchiati di nero e i residui di mascara, per cui le ciglia secondo me si stressano da morire con questo mascara, super bocciatissimo. L'ultimo che vi 26, 26 minuti, Fede, come al solito un video chilometrico. L'ultimo mascara che vi faccio vedere che è diventato per me il top coat per eccellenza, senza il quale io non indosso più nessun mascara, tranne questo, ecco, utilizzando questo posso anche non mettere questo, ma questo è diventato il mio fedele compagno di avventure, è il top coat incurvante di Kiko, quello con il packaging rosso, che utilizzo ormai da mesi e mesi e ho già ricomprato almeno due volte, questo dovrebbe essere il terzo che utilizzo, il terzo, senti come uscita. E conosci da questa cosa ed è lui, ed è questo scovolino appunto curvo già di suo, è un prodotto favoloso, sempre dalla parte curva, scusate mi suona il telefono, scusate il telefono, e niente, io senza questo non posso assolutamente più stare, è fantastico, rende qualsiasi tipo di mascara, anche il più sfigato, Ciao, accettabile. c'è Salve, un attimo di siamo, blocca un sto attimo. facendo, scusatemi, perdonatemi Fede, perdonami, ma è tornato mio figlio dalla piscina, ragazze, io i video o li faccio così o non riesco a farli, e quindi vi dicevo, questo è un top coat che vi stra consiglio. Fantasmagorico, niente da dire. Lo continuerò ad acquistare fino a quando non ne uscirà uno migliore. Beh, 27 minuti che diventeranno anche 28. Mi dispiace, sapete che i mascara, questo è un video al quale tenevo particolarmente perché i mascara sono il mio amore da sempre. Fede, spero di non averti fatto sfigurare. Io vi lascio il link di Fede nell'info box, del canale di Fede nell'info box, Federica Loi, il suo canale. Sono strafelice di aver fatto questa collaborazione con te e vi saluto e vi rimando sempre con questi capelli disordinati. Vi saluto e vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre se e qualora vorrete. Non lo dico mai nei video, date sempre, buttate sempre un occhio giù nell'info box perché non mettendo scritte varie, se mi ricordo delle cose che magari nel video non riesco a dire, le metto poi giù nell'info box. Finalmente mi sono ricordata di dirvi questa cosa. Vabbè, un bacio a tutti. Ciao a tutti.